nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, con TV 2000, dal Santuario dell'Amore Misericordioso, vi salutiamo nella gioia del giorno del Signore, la domenica. Oggi, con fiducia ed esultanza, invochiamo il perdono dei nostri peccati per essere degni di partecipare al Santo Sacrificio Eucaristico. Signore Figlio di Dio, vero pane disceso dal cielo, Kyrie eleison. Cristo Figlio dell'uomo, vera bevanda, Christe eleison. Signore Figlio primogenito del Padre, la nostra Pasqua, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E pace in terra agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti, e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore, cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla:
così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo so. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato. Ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato e dalla liturgia possiamo dire che il Signore ci parla, ci ha parlato attraverso delle parabole, degli esempi, delle immagini, come continua anche a parlarci attraverso questi segni. E il brano del profeta Ezechiele e quello del Vangelo di Marco sono tra loro strettamente collegati, li unisce un filo rosso. Per le immagini, gli esempi che presentano e che usa. L'albero che cresce è il piccolo seme di senape che diventa una grande pianta. E anche per il messaggio, il contenuto che trasmetto, si parla del regno di Dio che cresce e si espande in modo misterioso, senza una logica umana, senza criteri umani e senza sapere come. Sappiamo bene che con la fine della dinastia di Davide le speranze del popolo di Israele nella promessa del Messia sembravano tramontate, ma il profeta Ezechiele assicura che ciò che sembra umanamente impossibile, Dio lo farà. Dio prenderà un ramoscello, lo pianterà, dice, sul monte Sion, e diventerà un cedro magnifico, il Messia. Tutto questo è possibile solo grazie alla potenza di Dio. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Con queste parole il profeta Ezechiele trasmette al popolo di Israele dell'uso
e esiliato in Babilonia un messaggio di fiducia e di speranza, come ci trasmette sempre il Signore anche in questa situazione che stiamo attraversando della pandemia. Il Signore è sempre accanto a noi, come dice Madre Speranza, ci tiene per mano. Analogo è il messaggio che ci viene dal brano del Vangelo. Attraverso le parabole del seme che germoglia e del granello di senape piccolo che si sviluppa e diventa l'albero più grande del giardino. Con le due parabole ci dicono che il regno di Dio è una realtà del tutto spirituale, anzi sarebbe meglio dire soprannaturale, cioè che Dio libera il suo popolo dal peccato e dal dominio di Satana. Ezechiele annuncia soprattutto questa liberazione. Ma come? Come succederà? E il Signore ce lo presenta attraverso un regno che inizia in maniera modesta, poco appariscente, ma diventa una realtà grandiosa, imponente. E questo, cari fratelli e sorelle, non per la capacità o l'organizzazione degli uomini nostra, ma per la potenza intrinseca che il seme ha in se stesso. È bello vedere questa realtà in un mondo nel quale a volte siamo troppo protagonisti e lasciamo da parte Dio. Dobbiamo mettere al primo posto Dio. Così è per noi e con la grazia del battesimo ci ha introdotti nel regno di Dio e siamo rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ma perché questo avvenga servono soprattutto due realtà, ecco, nella nostra vita. Sappiamo che il battesimo lo riceviamo, ma il battesimo si rinnova ogni giorno. E queste due realtà sono la prima: seminare, come ci invita nel Vangelo, darsi da fare, gettare la parola in ogni direzione e con la Chiesa in uscita, portarla dappertutto senza preoccuparsi di renderla più convincente con le nostre parole, poiché ha la forza in se stessa. È Dio chi agisce. Noi siamo semplici strumenti nelle sue mani. Qui abbiamo l'esempio qui a Collevalenza attraverso quest'opera che il Signore ha fatto. Era un piccolo roccolo. Questo un piccolo roccolo dove venivano gli uccelli e si posavano sugli alberi. E questa creatura scelta dal Signore, Madre Speranza, ecco che lei si considerava come una scopa. E con la scopa la prendiamo e poi la mettiamo da parte. Come una patata, la patata se non marcisce non dà il frutto. E lei parlava anche di questa immagine bella, semplice e umile del flauto che attrae le anime a Dio.
Ecco come il Signore fa cose grandi attraverso persone molto umili che si abbandonano nella sua grande misericordia. E il regno, la seconda cosa che vi dico è pregare. Ecco, il regno è dono e lo riceve chi lo chiede. Non si costruisce con il nostro ingegno, con le nostre attività organizzatrici. La preghiera, cari amici, è come il sole che fa crescere le piante. E con Maria, la prima collaboratrice nel regno di Dio, e Madre Speranza, umile ancella, ci aiutino, cari fedeli, ad essere sempre operatori di bene, fiduciosi che il Signore dà sempre incremento a quanto seminiamo nel nostro cuore, nell'umiltà della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, fiduciosi nella vitalità umile e nascosta del seme che è il regno di Dio, presentiamo al Padre il nostro mondo tanto bisognoso
della sua grazia. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per la Chiesa, pellegrina nel mondo, abbia la fiducia e il coraggio dell'agricoltore per seminare il buon grano della parola. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per coloro che sono prigionieri delle logiche del potere e dell'efficienza, riconoscano con fiducia che la vera fecondità è nel seme del regno, il solo capace di far germogliare la giustizia sulla terra. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per le famiglie, siano scuole di umiltà e di amore, per divenire come la pianta del regno, tra cui i rami si trovano riparo e accoglienza. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Per le nostre comunità, la loro testimonianza sia autentica e mostrino a tutti gli uomini la bellezza del regno d'amore. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Ti lodiamo, o Padre, che ascolti e sempre ascolterai il grido di ogni cuore che ti invoca. Aumenta la nostra fede e sostieni la nostra fatica nell'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Grazie.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dalla novena all'amore misericordioso della Beata Madre Speranza. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore dicendomi che, per la tua misericordia, non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Siamo arrivati proprio.